Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Carla ed oggi dal Mobile World Congress stand ZTE voglio parlarvi di due nuovi device, ZTE V9 e V9 Vita. Quello fra le mie mani in questo momento è ZTE Blade V9, ovvero un dispositivo che come potete vedere vanta un, manco a dirlo, display con rapporto d'aspetto 18 noni, 5,7 pollici con risoluzione Full HD Plus, questo display è chiaramente con cornici assottigliate per diventare il più full screen possibile. Sul frontale abbiamo una fotocamera frontale dedicata ai selfie da 13 megapixel, ma il comparto fotografico si esprime al massimo sul posteriore, dove c'è questo bellissimo back panel che fa un bellissimo gioco di luci, ha un grip forse che non è il massimo, ma il 2,5D è veramente bello, un po' troppo sporgente la fotocamera. Dicevamo, doppio sensore in questo caso da 16 megapixel più 5 megapixel. Per quanto riguarda l'hardware, a bordo di questo dispositivo abbiamo Qualcomm Snapdragon 450, un processore octa-core e l'equipaggiamento RAM e ROM è di o 3 32 GB oppure 4 64 GB. L'autonomia energetica del dispositivo è garantita da una batteria da ben 3200 mAh. Il sistema operativo, come potete vedere, è Android Oreo su questo device. Insomma, un medio di gamma interessante, dalle linee estetiche belle, probabilmente non è sottilissimo, direi che va ad allinearsi con tutti quelli che sono i dispositivi del momento, quindi un device con rapporto d'aspetto del display 18 noni, questo è il must del momento. Ci spostiamo ora e andiamo a vedere ZTE Blade V9 Vita. Per quanto riguarda ZTE Blade V9 Vita abbiamo qualche differenza, qualche feature in meno. Qui abbiamo un display da 5,45 pollici, 18 noni rapporto d'aspetto, ma la risoluzione è HD+, anche qui un full screen. Sul posteriore non abbiamo lo stesso effetto per quanto riguarda il back panel, anche qui lettore di impronte digitali, un doppio sensore, ma la fotocamera è un 13 megapixel più 2 megapixel per l'effetto bokeh, chiaramente flash LED. Sul frontale invece il sensore per la fotocamera dedicata ai selfie è da 8 megapixel. La batteria rimane sempre da 3200 mAh su questo device, mentre il processore è un Qualcomm Snapdragon 435, pur sempre comunque un octa-core. Configurazione RAM e ROM di o 2 GB 16 GB oppure 3 GB 32 GB. Anche in questo caso il sistema operativo del dispositivo, quello finale, sarà Android Oreo. ZTE Blade V9 è un medio di gamma, mentre questo è più un entry level di fascia premium, sia per le linee estetiche, anche se comunque è un po' più plasticoso del fratello maggiore, sia per l'equipaggiamento hardware. Insomma, interessanti questi dispositivi. Il prezzo di partenza sarà circa il prezzo consigliato di 269 € per ZTE Blade V9, mentre V9 Vita sarà di 179 €. Per il momento dallo stand ZTE è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!